Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon GCC Pocket. Arriviamo ai 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Pokémon GCC Pocket qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti in questa nuova puntata. Oggi siamo qui per andare a vedere una cosa interessante come avete letto nel titolo, ma lo andremo a vedere tra poco perché ci sono delle informazioni ufficiali interessanti già dai colleghi internazionali sono state pubblicate, ma ne parliamo anche noi adesso in Italia. Vai così, intanto andiamo a farci sempre le solite cosine. Quindi andiamo a farci, tanto pesca misteriosa, vedete se c'è qualcosa. Magari c'è quella gratuita, perché una l'ho fatta già di quelle extra. No, non c'è niente. C'è stato un bel Charizard, che a me mi serve un Charizard adesso. Il Pikachu l'ho trovato, quindi mi serve il Charizard. Volete vederlo il mazzo Pikachu migliore che ha vinto il torneo? Ve lo faccio vedere se volete, vi faccio il video. Basta me lo dire qua sotto nei commenti. Allora, intanto proseguiamo, pesca extra è andata a quel paese, già l'avevo utilizzata, non ne hanno date altre, va bene. E allora andiamo tranquillamente a fare quello per cui siamo qui. Open, ok, apriamo, geni supremi, Charizard. Ovviamente, visto che c'è gente che ancora crede, tra virgolette, al carosello, noi continueremo con comunque quella bellissima abitudine di girare il carosello e cercare la bustina con la piega. Anche se non vale, ok, anche se non esiste, perché si dice nel dubbio mena, quindi vuol dire che nel dubbio che non funzioni, che poi il dubbio non c'è, però ovviamente diciamo che non si può mai avere la certezza di nulla, lo facciamo uguale. Se dovesse funzionare bene, se non funziona è uguale, non cambia nulla, non ci frega niente. Giusto, speriamo più che altro che funzioni, ok? Non mi dispiacerebbe, insomma, un bel Charizardino, eh? Niente, qua sembrava una piega, ma non è una piega. Ok, vai così. Ecco la piega, trovata la piega. Bustina con la piega. Charizard. Dacci Charizard. Brilluccica e doppia argento. Argento davanti con Flareon e argento alla fine. Doppia argento. Davvero, doppia argento addirittura. Va bene. Il Lapras, pensa tu, nuova, mi mancava. Quindi ci stiamo bene, stiamo. Ho quasi finito tutto il Pokédex da free to play, vi ricordo sempre da free to play, ancora non ho mai pagato niente. Stiamo alla bellezza di 209 su 226, mi mancano non tantissime carte per poter prendere una carta bella molto segreta, che molti ormai la conoscono quindi neanche a dirlo. Allora, tra 11 minuti si dovrebbe sbloccare pure l'altra, quindi è un bel problemino, casomai aspettiamo dopo, perché se non erro, con i punticini e con la missione giornaliera dovrei arrivare a 12. Quindi potrei aprirne anche un'altra dopo questa. Quindi potremmo anche aspettare, andare a parlare di quello che ci interessa oggi, ok? Quindi facciamo così. Prima di aprire le altre bustine, ce le vediamo dopo. Intanto ci prendiamo pure queste clessidrine. E così arriviamo a 12, se non erro. Così ne abbiamo tre belle pulite di Charizard oggi. E quindi andiamo direttamente a parlare di quello per cui siamo qui. Allora, importante messaggio ufficiale direttamente da Pokémon TCG Pocket. Ecco qui lo screen. Future Update Plan. Piani per un aggiornamento futuro. Ok, anzi, sì, piani per aggiornamento futuro. Allora, che cosa succede? A tutti i giocatori che giocano a Pokémon Trading Card Game Pocket, questo è appunto il team operativo del gioco. Per prima cosa vogliamo ringraziare tutti e l'opportunità di ringraziare tutti, appunto, grazie che ci dà l'opportunità di ringraziare tutti per aver aspettato in anticipo per la release, ok, e per aver dato a tutti la possibilità di giocare. Ok, vediamo un po'. Noi continueremo a sviluppare, a operare sul gioco per far divertire tutti, per dare la possibilità di divertirsi a tutti. E pianifichiamo una varietà in gioco di eventi che verranno più avanti, going forward. Allora, intanto dice, adesso, now then, oggi vogliamo annunciarvi nuovi contenuti pianificati che saranno rilasciati con un aggiornamento maggiore in futuro. Allora, per iniziare abbiamo pianificato di aggiungere ovviamente nuove bustine, ok, per la fine dell'anno, quindi entro la fine di dicembre. Ottimo, quindi entro quest'anno abbiamo delle bustine nuove, dice bustine, quindi potrebbe essere tre nuove, chi lo sa.
Magari. In addizione, quindi in più, noi stiamo puntando ad aggiungere una feature, un'aggiunta, che vi darà la possibilità di scambiare alcune carte, specifichiamo alcune carte, non tutte, quindi sicuramente all'inizio sarà veramente una cosa piccola, all'inizio di gennaio 2025, starting in gennaio 2025, no, non all'inizio, a gennaio 2025, quindi il prossimo anno. Va bene, quindi dovremo aspettare ancora un pochino. E abbiamo pianificato di espandere gradualmente la selezione delle carte che saranno possibile essere scambiate, ok? Quindi ci sarà anche piano piano un aumento graduale delle carte scambiabili. Interessante, quindi probabilmente non potremo subito scambiarci le ex messe da parte, roba del genere. Magari ci faranno qualche evento a tema dove potremo scambiare due o tre carte, magari gli starter, come se fosse l'inizio del gioco. Sarebbe molto simpatica. Ovviamente ci dice anche che ci saranno in futuro, sono in sviluppo fuori appunto dagli scambi, pianificano di annunciare molti più dettagli su queste nuove aggiunte interessanti, about the update, quindi dell'aggiornamento, alla data in cui andranno ad aggiungere queste effettivamente nuove funzioni, quindi annunceranno soltanto quando sono sicuri che metteranno queste nuove funzioni. Ok, quindi tenete d'occhio la situazione, ci dicono. Quindi loro sperano che noi continueremo a farci piacere, ovviamente, Pokémon GCC Pocket. Non ci scordiamoci, dicono, di aprire il nostro pacchetto giornaliero. E ci salutano dal centro operativo, appunto, di Pokémon Trading Card Game Pocket. Quindi, ragazzi, piani futuri. 2025, entro il 2025, entro fine anno, avremo delle bustine nuove, quindi carte nuove da trovare, quindi deck nuovi da trovare, quindi tanta roba, quindi stiamo a novembre, raga, metà novembre, devono farlo entro dicembre, entro un mese e mezzo, abbiamo carte nuove e deck nuovi, finalmente, tanta roba. Ovviamente ci stanno altri eventi in corso che arriveranno a giorni, il 22 dovrebbe uscire quello di Venusaur, se volete ve ne spiego la funzione, come funziona ovviamente. E mi raccomando, gli scambi ci saranno, partiranno da inizio anno, quindi da gennaio 2025, e saranno limitati. Quindi questa era la notizia importante che vi volevo dare oggi. Dove ho trovato questa notizia? Ovviamente è dal centro operativo ufficiale, sulla pagina ufficiale, e la potete trovare tranquillamente condivisa da milioni di persone sul Reddit. Quindi ovviamente è una cosa ufficiale, 100%. Va bene, aspettiamo un attimino e poi ci apriamo pure le ultime bustine. Ed ecco disponibile un'altra bustina per noi, quindi andiamoci ad aprire il bellissimo Charizard, così speriamo di trovare il Moltres X. Ok, come sempre continuiamo a fare la nostra bella rotazione e scelta della virgolina, vediamo un po' se appare qualcuno con la virgola. Ok, come sempre, visto che non sappiamo... Oh, bustina al contrario, si apre. Ovviamente anche questa è un'altra bella leggenda, vediamo un po'. Brilluccica, niente, tristezza cosmica, roba nuova? Roba nuova assolutamente zero, totale, proprio, mamma mia la tristezza. Ok, si prosegue, apriamo l'ultimo con i 12, le 12 clessidre, e vediamo di trovare una con la pieghetta oppure al contrario, sempre per la leggenda. Ok, vediamo un po', niente, ce la giriamo noi, niente. Non mi sembra di vedere pieghe, assolutamente, sembra molto vuota, assolutamente, no, non è una piega quella di sicuro, manco questa, nulla, ok, sembra che non ci siano piegate, eh? Non vedo bustine con la pieghetta, questa cosa mi dice, oh, ma questa è già al contrario, bustina al contrario, raga, bustina al contrario, la scegliamo, vai! Apriti. E la tristezza cosmica non ha sbrilluccicato nulla. Ma nulla è proprio di nulla. Mi sa che con lo star mi ci mancava. Vero? No, ci avevamo tutto. Perfetto, non abbiamo trovato niente di nuovo. La sfortuna ci comanda ancora. Io volevo cercare sto Moltres per farvi vedere il deck completo. Quello di Arcanine ve lo farò vedere ugualmente, magari senza un Moltres, perché tanto il funzionamento è uguale, soltanto che è un po' più lento, cambia solo quello. Va bene ragazzi, questo era il video di oggi, abbiamo visto quando ci saranno gli scambi, ovviamente dovremo aspettare gennaio per sapere tutto e entro il nuovo anno avremo le nuove bustine, quindi tanta roba.
Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Pokémon GCC Pocket qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo domani con il prossimo video.